Ciao ragazze, questo sarà il video applicazione e review delle quattro pastello che ho acquistato tempo fa. E, io ho acquistato teatro, cappuccino, fenicottero e sfilata. Devo dire che ero molto indecisa sui colori, poi guardandomi più e più volte, anzi riguardandomi perché in realtà sono matite che sono uscite da tantissimo e ne parla davvero tutto il web, solo che io non mi ero mai trovata a fare un ordine neve e c'è stata poi quest'estate la promo delle spese di spedizioni a 1 euro e contando che ogni matita viene 4,80 euro, ho pensato di fare un ordine. E guardando quindi un po' tutte le review, ho deciso di prendere questi colori come primi quattro colori, però devo dire che sicuramente qualche altro colore lo prenderò. Quindi vi lascio all'applicazione e come prime impressioni, davvero sono ottime matite, per la morbidezza, la confortevolezza, la facilità nell'applicazione, anche se questo può essere a volte un piccolo problemino, nel senso che queste matite, essendo così morbide e potendo essere usate anche come rossetti, bisogna a volte fare un'applicazione molto precisa. Io ultimamente ho la mano tremolante e quindi a volte mi è davvero difficile fare un bel contorno labbra, spesso sbavo, scendo, insomma, non sono mai precise, tant'è che scusatemi se le applicazioni magari non sono precisissime, ma ho la mano destra che tra la tendinite e il mio tremolio, che non so, è dell'ultimo periodo, mi fa un attimo, mi dà qualche problemino, ecco. E quindi questa morbidezza nell'applicazione e questa loro scorrevolezza a volte può essere un piccolo difetto perché se magari non abbiamo la mano morbida può essere un motivo in più per essere meno precise perché magari con una matita un po' più dura se facciamo un piccolo movimento la matita non scrive e quindi più o meno ci salviamo. Con queste già appoggiando appena appena la lamina sul labbro, la matita scrive, quindi bisogna stare molto attente. Però devo dire che può essere visto come un piccolo lato negativo, ma anche no, voglio dire, lo è in questo momento per me. Ecco, diciamo così. Fatemi sapere invece voi che colori avete, come vi trovate. Io, per esempio, l'unico colore un po' meno wow è sicuramente cappuccino tra quelli che ho scelto io, però questo è un colore che io uso molto giornalmente. Questo marroncino, appunto, che riprende il colore naturale delle mie labbra, quindi è un colore che applico e poi esco. Quindi anche con questo colore c'è da essere precise, però magari se sbavo e sposto un attimo con il dito per cancellare l'errore, non va poi a macchiare magari la pelle. Quindi diciamo che posso andare un po' più veloce con la cappuccino, però devo dire che sono molto ma molto buone e tutte le recensioni positive che ci sono effettivamente hanno un reale fondamento. Bene, vi lascio all'applicazione e vi mando un bacio. Ciao!
queste sono le quattro applicazioni delle quattro pastello che ho acquistato: Sfilata, Teatro, Fenicottero e Cappuccino. E, che dire, sono davvero ottime, quindi se anche voi non le avevate ancora acquistate, ora per un motivo, ora per un altro, sicuramente ve le straconsiglio proprio per questa loro morbidezza, confortevolezza, colore pieno, colori stupendi, quindi sì, fateci un pensierino. Io spero di esservi stata utile, vi mando un bacio, muah, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!